Accogliamo con un applauso il giudice, arriva dall'Italia. Pierluigi Buratti. Iniziamo con un bassotto standard a pelo corto. Standard a pelo lungo. Standard a pelo duro. Nano a pelo corto. Nano a pelo duro, Kaninchen a pelo corto, Nano a pelo lungo, Kaninchen a pelo lungo, sorry, e Kaninchen a pelo duro. Raggruppamento interamente dedicato ai bassotti. Intanto l'invito ai migliori soggetti di razza del quinto raggruppamento a raggiungere il pre-ring. Dicevo, interamente dedicato ai bassotti, questo quarto raggruppamento, razza di origine tedesca, utilizzata per la caccia in tana. Vedremo ora la preselezione dei sei soggetti. Standard a pelo corto, standard a pelo duro, nano a pelo corto, nano a pelo duro, Kaninchen a pelo corto e Kaninchen a pelo duro. Abbiamo tre taglie rappresentate in questo raggruppamento bassotti: la taglia standard, che è la taglia più grande, la taglia nana, che possiamo definire la taglia media, la taglia di mezzo, e la taglia più piccola, che è la Kaninchen. Ma come si determina l'appartenenza di un soggetto a una taglia piuttosto che a un'altra? Semplicemente misurandone la circonferenza toracica.
Al terzo posto lo standard a pelo duro. Al secondo posto il Kaninken a pelo corto. E rappresenterà i bassotti nel Best in Show finale, il Nano a pelo duro. Lia, come sei messa? Benissimo, cara. Guarda che ho trovato due nostre vecchie conoscenze.